Mila? Bey? Sono a casa. Ciao. Papà. Dov'è la mamma? Forse non si è accorta che si è fatto tardi. Prendi il mantello. Andiamo a cercarla. No, ho vinto di nuovo! Mila! Mila! È ora di andare. Bene. Allora va. Quello chi è? No, non è nessuno. O meglio, è mio marito. Oh, è molto più alto di come lo descrivi tu. Ti prego, Mila, hai delle responsabilità. Cioè le stesse che ha un uomo che combatte nella guerra degli orchi? Le altre sono diventate vedove orgogliose, mentre io sto con il codardo del villaggio. Mi serve una pausa. Corri a casa, Tremotino. Ti riesce così bene? Mamma. Beh, dovevi aspettarmi fuori. Davvero, tu avresti voluto che morissi nella guerra degli orchi? Avrei voluto che combattessi nella guerra degli orchi. Però così sono vivo. E sono qui con te. E con Bey. Ma questa non è vita. Non per me. Perché non possiamo fuggire? Ne abbiamo già parlato. Non sei obbligato ad essere il codardo del villaggio. Noi possiamo ricominciare e andare dove non ci conosce nessuno. C'è un mondo intero fuori dal villaggio. So che questa non è la vita che avresti voluto. Ma può ancora essere bella. Senza fuggire. Provaci almeno. Se non per me, fallo per Bey. D'accordo. Ci proverò. Ciao. Ciao. Che combini? Stavo per prepararti la colazione. No, intendevo in cantina. Ti ho visto mentre praticavi la magia. Facciamo colazione. No, io e te dobbiamo parlare prima. Erano solo un paio di incantesimi. Nulla di cui preoccuparsi. Ok, allora sii sincero con me. Perché hai portato qui la magia? Te l'ho detto, perché la magia è potere. Ma che cosa ti serve? Dimmelo. Non ti serve il potere, Tremotino. Ti serve il coraggio di farmi avvicinare.